Buongiorno a tutti, oggi vi do così, senza occhiali, mi dovete guardare dritto nelle palle dell'occhi, perché c'è da fare un discorsetto, due discorsetti, anzi tre discorsi, insomma un po' di roba. Riguardo il nostro Milan, il terremoto, lo scossone che è successo questi giorni, perché vedo tanta ipocrisia, vedo tanto far finta di nulla, vedo tanto arrampicarsi, sento, perché siccome la notte, quando rientro al lavoro, mi metto un po' a navigare le live, ad ascoltare, sento tante cazzate, cose giuste, ma anche tante cazzate. E tanto arrampicarsi sugli specchi. Allora, anche io ho reagito male perché quello che è successo, neanche il tempo di festeggiare l'addio al calcio di Ibra, la stagione calcistica, termine della stagione calcistica, che è arrivato come un fulmine a ciel sereno, questo esonero, questo licenziamento di Maldini e Massara, cosa secondo me inspiegabile per quello che hanno fatto. E tutti si sono, vabbè, ma quello è normale per accaparrarsi social, like, visual e tutto il resto, è normale, ti fanno uno, due video così, il resto si torna dalla parte del più potente, di chi comanda, il coltello dalla parte del manico. Per me, sappiate che non funziona affatto così. Ascoltate bene, perché davvero, davvero, poi non ripeto più, ma mi sono rotto coglioni. Allora, prima di tutto, Questo che abbiamo in panchina è uno. Questo è un Allegri 2.0 e l'ho già detto. Che questo li metti, lo fai scegliere. Da una parte li metti tre fantasisti, dall'altra parte tre scaricatori di porto. Questo per la sua squadra ti va a scegliere gli scaricatori di porto, perché lui, i fantasisti, che tratta bene il pallone, non lo può rivedere. Poi, come io dissi in precedenza, perché se andate indietro in questi miei cazzo di video, in questo mio cazzo di canale, andate indietro, vi posso dire, ottobre, novembre, prima del mondiale. A gennaio nell'Avereaction, video pre post partita, che dicevo? È successo qualcosa si è inclinato, il gruppo non è unito, qualcuno va dalla parte dell'allenatore, qualcuno no, era normale. E ora poi quello che hanno i giocatori del Milan, quello che hanno dimostrato sui social col disappunto abbiamo capito chi è che andava contro Pioli. Magnan, Leao, Tomori, Teo. Sono loro, perché sono quelli che poi hanno fatto le storie e il loro disappunto. Però magari avessero alzato un po' la voce, avessero fatto invece le donnicciole con l'Inter o in campionato, avessero messo le palle prima, non ora sui social, però sarebbe stato tutto un altro tipo di discorso, ma questa è un'altra cosa. Era evidente, perché questo è un demone, questo qui è riuscito a far fuori mezza dirigenza. Perché? Perché Yes Man è accomodante, è un aziendalista, come tanti di voi lo siete. Voi l'avete difeso, lo state difendendo? Rimarrà sulla panchina? Va bene, ma per me è iniziata la guerra, perché questo non è un cazzo di buono per niente. Lo dovete mettere in testa, perché si è ostinato con gli acquisti di Paolo, e tanto poi la colpa che il mercato non l'avesse fatto, non sia stato fatto come lo voleva lui, secondo lui, i tipi di giocatori, si è puntato, abbiamo perso punti. La puttana. E poi mi incazzo. Abbiamo perso punti su punti su punti, mi casca anche il coso. Punti su punti su punti, perché lui sostinava, lo faceva per ripicca, contro Paolino e Massara, perché lui non voleva quei giocatori lì. E allora questo vi dimostra che non è un cazzo di buono, perché e poi col sorrisino sotto la curva, e poi tante cose, lasciamo perdere, vinci 4-0 a Napoli, e vai a mettere i soliti, quelli non mi hanno fatto giocare, al quarto d'ora della fine, mettili a Drid, Kettler, no, va a mettere Rebic, Origi, ma ve ne rendete conto? Cioè, ha fatto tutto il contrario di quello che andava fatto. Perché? Perché non voleva più Maldini. Voleva più Paolo, lui, e insieme alla società sono andati, li hanno lui e Massara, buttati fuori. Allora, è inutile dire, poi, difendere, perché non vi ricordate, dare la colpa a Maldini della scorsa campagna acquisti, che è a giugno, a luglio, se vi ricordate. Perché a gennaio questo che è arrivato non ha tirato fuori un euro. Allora no che dite che ha speso male i suoi soldi, no, perché lui i soldi non ce l'ha messi. Quelli dell'estate scorsa erano del Milan, del tesoretto, della società, e quelli che ha dato Elliot per il budget. E lui con quei soldi lì ha ritenuto opportuno. Poi si può sbagliare, si può fare bene, si può sbagliare. Ma ora, colpare tutto lui e Massaro su quello che è successo. Poi le licenze, dai, due linee, due righe, così. Questa è una mancanza di rispetto per tutti i tifosi. È come se avessero colpito al cuore tutti noi tifosi. Perché uno come me, che ci è cresciuto con Paolino, che ci è cresciuto, è un colpo al cuore. Diamine, si va avanti? Vediamo come lavoreranno. Gli occhi ce l'ho appuntati addosso e non li perdonerò nulla. Nulla. Però magari un po' più di riconoscenza, un po' più di rispetto per uno che è il Milan, che è la bandiera del Milan, la bandiera di tanti tifosi, è il punto di riferimento.
E la cosa mi fa incazzare perché vedo gente che non ci guadagna, ma poi lasciamo sta suma per le gatti che sono tutti a busta paga e hanno fatto finta non fosse successo niente, anzi forse è meglio. Ma tanti di questi che fanno le live che io vado a rivedere di nascosto, dopo ci ripasso per ascoltare perché sono curioso, mi sento dire così, mi sento dire che non è successo niente, che si qua, ma oh, ma ve ne rendete conto che è stata una mancanza di rispetto? Io lo so che gli americani lavorano così, perché se vuoi NBA, il football e tanto, lavorano così, ma non siamo in America, siamo in Italia, e te le bandiere italiane, perlomeno una piccola conferenza, un comunicato un po' più, diciamo, bello pieno di contenuti, no, così, sbolognati, via. E perché? Perché era troppo ambizioso. Ma se poi voi avete detto dopo che siete il piano è quello di essere ambiziosi, e lui era troppo ambizioso, mi viene in mente una cosa, ma non è che Ops voleva essere ambizioso ma avere un po' più di questi a disposizione? Invece voi volete fare l'ambiziosi con quattro soldi, con quattro spiccioli, col borsello mezzo vuoto, e non funziona così. Allora che tipo di ambiziosità bisogna avere? Ripeto, poi tanto ne riparleremo, questa cosa finisce più, ve lo dico, questa è guerra aperta per me. Guerra aperta, a me potete raccontare che vi pare, potete raccontare le barzellette, mi sento troppe cazzate. Questa è guerra aperta, questo è un demone che ha fatto fuori mezza società. Questi sono pidocchiosi spilorci che non tirano fuori un euro e danno la colpa a Maldini con i suoi sbagli e i suoi errori, lo ripeto. Vediamo che succede, vediamo, ma di cazzate lo sentite già tante e far finta di nulla. Perché forse a tanti di voi conviene così, forse vi conviene così. O no? Like e campanella attiva. Se volete condividere, condividete, commenti e iscrivetevi a questo cazzo di canale. Se volete perlomeno parlare di cose fattibili, palpabili, reali. Perché se no, se volete andare dove vi raccontano le barzellette, andate nei canali delle barzellette, no? Di che trattano e che provano a parlare di calcio. E che cazzo? Un po' di testa, un po' di questa, ragazzi. Troppo ambizioso, poi stava male, ci credo, cazzo, tirate fuori in euro, porca puttana, ma che deve fare uno che vuole vincere come lui? È ambizioso sì, lui, lo è sempre stato. Ciao.